Che cosa accadrebbe se non ci fosse la Luna? Senza la Luna, oggi forse non ci sarebbe la vita sulla Terra. Secondo dei recenti studi, la Luna potrebbe aver avuto un ruolo fondamentale per la comparsa e l'evoluzione di vita complessa qui sul nostro pianeta. Uno dei fattori che rende la Terra così ospitale è il suo clima abbastanza stabile nel tempo, che dipende principalmente dalla stabilità dell'asse di rotazione. E proprio per la stabilità di quest'asse il ruolo della Luna gioca un ruolo fondamentale. La Luna infatti ha evitato che il nostro asse di rotazione oscillasse troppo. Se la Terra non avesse avuto la Luna, il nostro asse di rotazione avrebbe cambiato tanto rapidamente inclinazione, causando così continui e drammatici sbalzi climatici. Sulla Terra ci sono voluti 3 miliardi di anni e mezzo per vedere comparire le prime forme di vita pluricellulare. Da ciò si capisce quanto sia essenziale che un pianeta non sia sottoposto a troppe e drastiche variazioni climatiche. Il pianeta deve essere costituito quasi interamente di metalli per poter trattenere una Luna per più di 5 miliardi di anni. Il satellite si allontana lentamente fino a sfuggire all'attrazione gravitazionale del pianeta. Questo è quello che accadrà alla nostra Luna, che si allontana da noi 4 centimetri ogni anno. Scopriamo che se simuliamo l'impatto con un angolo molto obliquo, in modo che il corpo sfiori appena la prototerra, viene favorita la messa in orbita di materia. Un impatto obliquo distruggerebbe parzialmente il corpo impattante, che tornerebbe a ricomporsi dopo un certo periodo di tempo e ritornerebbe per un secondo impatto. Un doppio colpo. Tutto il processo dell'impatto durò probabilmente un paio di giorni. Ma fu un weekend molto brutto sulla Terra. Ma il nostro premio fu la Luna. Si formò appena fuori il limite di Roche, a circa 22.000 km dalla superficie della seconda versione della Terra. Accumulando il materiale di un disco incandescente di resti, la nostra Luna si formò rapidamente, in un tempo compreso tra 1 e 100 anni. Se fossimo stati sulla Terra quando si formò la Luna, diciamo circa 100 anni dopo l'impatto, si sarebbe vista veramente enorme nel cielo notturno. Poco dopo la sua formazione, la Luna sarebbe apparsa nel cielo notturno circa 15 volte più grande di quanto la vediamo oggi. Sarebbe stato un vero spettacolo. Ma il nostro pianeta devastato sarebbe stato un inferno. Vulcani in eruzione, la crosta che si spacca, la lava che fluisce come fosse un oceano. La Luna è tanto vicina che la roccia e il magma formano maree. L'attrazione lunare era 4.000 volte superiore a quella di oggi. La Terra soffrirebbe di convulsioni, nei mari tutte le onde sarebbero tsunami. Gradualmente, dopo 4 miliardi e mezzo di anni, la Terra si è raffreddata e calmata. All'inizio potenti forze mareali causarono il rapido allontanamento della Luna. La rotazione di entrambi i corpi si fece sempre più lenta. Il nostro giorno si è allungato da 4 a 24 ore. L'azione delle maree continua a sottrarre velocità alla rotazione terrestre e ad allontanare la Luna. Gli scienziati sanno ciò grazie all'esame degli strati di rocce dette ritmiti delle maree, che mostrano la frequenza delle maree preistoriche. Marjorie Chan dell'Università dello Utah raccoglie ritmiti nel Big Cottonwood Canyon. Molti milioni di anni fa, questi erano strati sedimentari che venivano lasciati dalle maree nell'estuario di un fiume. Alcuni strati di rocce sono spessi quanto un foglio di carta. Ed è come se ogni foglio di carta fosse una storia o una pagina di un diario di ciò che è successo miliardi di anni fa. I ritrovamenti di Chan sono solidi come la roccia. Le maree primitive erano molto più frequenti e i giorni molto più brevi. È sorprendente che questi ritmiti possano dirci che i giorni duravano soltanto 18 ore, perché possiamo contarle nei ritmi delle maree. Possiamo studiare quanti cicli c'erano in un giorno e quanti giorni c'erano in un mese e quanti mesi in un anno. Questi calcoli dimostrano che da allora la Luna si è allontanata dalla Terra. Da una distanza iniziale di solo 22.500 km siamo arrivati a una distanza media dalla Terra di 376.500 km. Oggi, quando i tre corpi celesti si allineano, la Luna può coprire esattamente il Sole.
Dalla Terra vediamo un'eclisse totale, una sorprendente coincidenza cosmica. Le eclissi sono un'ulteriore prova che la Luna si sta allontanando dalla Terra. Questa è un'eclisse totale di oggi, ma si vedeva in quest'altro modo quando la Luna era più vicina alla Terra. Nel futuro, quando la Luna sarà ancora più lontana, le eclissi totali saranno un ricordo del passato. Più di un quarto di secolo fa, gli astronauti dell'Apollo piazzarono dei riflettori sulla superficie della Luna. Oggi sono un bersaglio per gli astronomi dell'Osservatorio McDonald nel Texas. Facendo riflettere dei raggi laser sui riflettori, si può misurare la velocità alla quale si allontana la Luna con un errore piccolissimo. La distanza aumenta di circa 38,1 mm ogni anno. Per questo, in 4 miliardi e mezzo di anni, le dimensioni della Luna nel cielo si sono ridotte fino a quelle attuali. L'attrazione gravitazionale della Luna mantiene la Terra in un equilibrio stabile, con un'inclinazione costante dell'asse di circa 23 gradi. A Parigi, nel Bureau de Longitude, l'astronomo Jacques Lascar si domanda che cosa accadrebbe alla Terra se non esistesse la nostra grande e benefica Luna. In primo luogo crea un modello della Terra con la Luna. Su questo modello il nostro asse può muoversi in modo circolare, ma sempre inclinato di 23 gradi. Se togliamo la Luna, il movimento circolare diventa più lento, ma la Terra impazzisce. I calcoli di Lascar significano il caos. Se la Luna sparisse, perderemmo stabilità. La Terra si muoverebbe errante nel sistema solare interno. Lascar non ha dubbio che dipendiamo interamente dalla nostra compagna spaziale. Se non avessimo la Luna, l'inclinazione dell'asse terrestre varierebbe tra 0 e 90 gradi e il clima cambierebbe drammaticamente. Possiamo dire che la Luna è un regolatore climatico della Terra. Perfino avendo la Luna, la Terra soffre fluttuazioni minime nella sua inclinazione. Come membro della squadra della NASA che cerca le origini della vita, Lynn Rothschild sa che perfino il più lieve cambiamento nell'inclinazione avrebbe seri effetti. Alcuni ricercatori tedeschi hanno proposto che la ragione per la quale le prime civiltà della Terra nacquero nella regione del Delta del Nilo e non nel Sahara, dove c'erano gruppi umani più numerosi, è perché l'inclinazione della Terra variò di poco meno di un grado. Il rigoglioso Sahara, nel nord dell'Africa, diventò arso e arido. Oggi è il deserto più grande della Terra, prodotto da un'oscillazione planetaria. Senza la Luna subiremmo cambiamenti nell'inclinazione di 20, 30, 40 gradi o ancora di più. Quindi se confrontiamo questo cambiamento a quello di meno di un grado che causò la migrazione in massa degli esseri umani, possiamo immaginare quanto sia serio questo fattore per la vita sulla Terra. Senza la Luna a rallentare la nostra rotazione, la Terra sarebbe ostile. La Terra girerebbe molto velocemente. Senza la Luna avremmo giorni che passano in fretta, poiché sarebbero circa 3 volte più brevi di quelli di oggi. Le albe e i tramonti si succederebbero rapidamente. Un clima atroce, con venti di oltre centinaia di chilometri all'ora e con incessanti tempeste di polvere. Nessun essere umano potrebbe sopravvivere. Recentemente abbiamo cominciato a porci questa domanda. Quanto probabile è la formazione di un pianeta simile alla Terra con una grande luna come la nostra in altri sistemi solari? Sono domande critiche perché la Luna sembra essere un elemento importante per l'abitabilità e la stabilità del clima del nostro pianeta. Quindi, per rispondere alla domanda quanto è probabile che ci siano altri pianeti come la Terra, in realtà dobbiamo conoscere la risposta ad un'altra domanda: quanto probabili sono altre lune? Fino ad oggi sono stati scoperti oltre 140 pianeti attorno ad altre stelle, ma nessuno è simile alla Terra.